Ci sono voluti anni per liberare questa spiaggia dalle sterpaglie, dagli elettrodomestici abbandonati, dalle colonie di topi. Ce ne sono voluti tanti altri per rendere balneabile anche le acque di questa spiaggia, un traguardo che finalmente è stato tagliato. Non so se è stata più dura vincere la burocrazia piuttosto che vincere il degrado che c'era sulla spiaggia. È stata dura, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, è il coronamento di un sogno non soltanto mio personale ma credo dell'intera città, perché i mazzaresi non accettavano che il lungomare così importante per tante generazioni si trasformasse in una costante pattumiera, e credo che il risultato di oggi è storico non soltanto perché si restituisce alla vivibilità e alla vista il lungomare, ma anche perché è praticabile la spiaggia. Oggi abbiamo fatto una piccola simbolica manifestazione, abbiamo rimosso il cartellone che imponeva il divieto di balneazione e abbiamo visto dei ragazzi buttarsi in acqua per fare il primo bagno della nuova storia del lungomare. Io spero che i mazzaresi siano in linea con i tentativi che sta portando avanti l'amministrazione. Bisogna avere più rispetto per l'ambiente, bisogna essere più puliti, lo dico tra virgolette, ma anche con grande forza, perché questo patrimonio appartiene a tutti. Io la immagino pienamente pubblica, nel senso che la immagino libera realmente, cioè chiunque si porta l'ombrellone, lo pianta e gode della spiaggia. Contesto e contrasto chi vuole trasformare questa spiaggia in un luogo per metterci stabilimenti balneari. Io credo che di strutture già ce ne siano abbastanza, ci sono tutti i locali qui di fronte al lungomare che sono bene attrezzati, non c'è alcuna necessità di trasformare il lungomare in una nuova tonnarella. Abbiamo bisogno di spiagge libere e immagino che il comune farà un bel servizio di pulizia, ci sarà un minimo di assistenza ai bagnanti e ai turisti, ma non consentirò che vi siano operazioni di speculazione. Per avere queste autorizzazioni abbiamo superato tutte le analisi imposte dalla legge, anzi molto di più, e quindi credo che lo scetticismo vada superato e anche lo scettico più forte dovrà arrendersi di fronte all'evidenza dei fatti. Come presidente della Polisportiva Atletica Mazara non posso che essere soddisfatto e lusingato di far parte di questa bella manifestazione, aver tolto i sigilli che da parecchi decenni, ricordo, erano fissi su questa spiaggia, mi ha fatto un grandissimo piacere. Avere la spiaggia in città per noi mazzarese è una bella, bellissima cosa, come tutte le grandi città che hanno la spiaggia nel centro della città. E quindi non posso che essere orgoglioso di aver partecipato a questa bella manifestazione. E oggi è un giorno molto molto bello per la città di Mazara del Vallo tutta, perché un altro punto del programma elettorale, il nostro programma elettorale, è stato realizzato. Oggi permettere ai cittadini mazzaresi, ai turisti di poter fare il bagno qua è un successo per noi mazzaresi, ma per tutte le attività che sono qua per il turismo. Un ringraziamento particolare va oggi ai ragazzi della PAM e del Triathlon di Mazara, perché sicuramente andremo a vedere nei prossimi giorni, questo posto sarà la nuova location del Triathlon di Mazara che si svolgerà il 3 settembre. Quindi un ringraziamento al capitano e al presidente della PAM. Il primo bagno nella nuova spiaggia della città di Mazara del Vallo è una cosa spettacolare, perché dal Salotto Buono, che sarebbe il centro storico, ci affacciamo direttamente sul Mediterraneo. È la location ideale per il nostro Triathlon olimpico che quest'anno sarà il 3 settembre, è bellissimo, immaginatevi la gente che esce dall'acqua, sale la scalinata in ceramica, prendere la bicicletta e poi gareggiare all'interno della nostra città. Fra l'altro è una zona ideale per poter nuotare, perché è riparata dal braccio del porto e comunque è il golfo che ci permette di nuotare in qualsiasi condizione di vento. È un successo dell'amministrazione Cristaldi, che da anni lavora su questo punto, è un successo della città di Mazara del Vallo. Finalmente abbiamo questa nuova procedura che ci consente di fare il bagno nella spiaggia in città. È un evento importantissimo, direi storico, per la città di Mazara del Vallo. Da qui partiranno manifestazioni sportive, ma questa spiaggia dovrà essere, a mio avviso, utilizzata ed essere presente per i cittadini di Mazara.
Abbiamo bonificato questo tratto di spiaggia, l'abbiamo reso vivibile, abbiamo reso anche balneabile questo tratto di costa, quindi siamo soddisfatti di questo, siamo riusciti con molti sacrifici e con molte procedure che in questi anni a raggiungere il nostro obiettivo. Per questo siamo contenti per la città di Mazara del Vallo e qui auguro a tutti una buona Pasqua.